Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati negli studi di RTM, pronti ad entrare nel vivo di una nuova puntata di Tratti e Ritratti, il salotto più esclusivo della Puglia dedicato all'arte, alla bellezza e alla creatività, ma soprattutto un salotto diventato ormai un punto di riferimento per chi di arte ama nutrirsi. Questo ovviamente grazie ai nostri meravigliosi ospiti che di puntata in puntata arricchiscono il nostro palinsesto regalandoci momenti unici e irripetibili. Personalità di altro profilo, volti noti del mondo dello spettacolo, ed eccellenze del territorio e non solo, pronti a raccontarsi davanti alle nostre telecamere in tutte le loro sfaccettature con le loro storie umane e professionali. Oggi sarà la volta di una donna straordinaria dall'animo dolce e sensibile, una stilista appassionata di botanica che grazie alla sua capacità di coniugare moda, arte, artigianato, agricoltura e sostenibilità si è guadagnata di diritto il titolo di custode del bello, una nomina che è frutto di un'esperienza lunga nel settore che l'ha portata negli anni a una ricerca minuziosa dei dettagli, all'utilizzo di tessuti biologici organici e pigmenti naturali estratti da piante tintorie, riscoprendo così quelle che sono appunto le tecniche tradizionali e che soprattutto sono state dimenticate con l'avvento dei colori industriali e che rappresentano quella che è appunto la frontiera della nuova moda green, dove etica ed ecologia si fondono a favore della sostenibilità ambientale, dando vita a capi di abbigliamento estremamente raffinati, insomma vere e proprie opere d'arte che racchiudono in sé poesia. Passione, sacrificio ed edizione sono tre parole che descrivono appieno il percorso della nostra ospite che affonda le sue radici nelle tradizioni di famiglia che ci riportano irrimediabilmente nei suoi ricordi di infanzia, quando a scandire le sue giornate era il rumore della macchina da cucire. Sua madre è una sarta professionista specializzata, ha avuto la fortuna di lavorare per nomi importanti come Emilio Schubert e Roberto Capucci, ma altrettanto importante anche il padre, l'influenza del padre appassionato di design che l'ha indirizzata dopo il liceo artistico presso l'Accademia di Costume e Moda di Roma, dove tra l'altro si è laureata con il massimo di voti con una tesi proprio sui pigmenti della storia dell'arte e della moda dai primordi ad oggi. Da lì la strada è segnata, la sua strada è quella di fare la stilista e quindi i suoi ricordi da bambina, i suoi bozzetti di bambina che realizzava per vestire le bambole lasciano ben presto il posto ad esperienze molto più importanti come quella di lavorare per brand importanti come Gianfranco Ferré e Salvatore Ferragamo. Poi come creativa a Istanbul, Roma e infine Londra, una città per lei importante che le ha cambiato il suo modo di concepire la moda. Grazie anche all'incontro con luluoghi magici come The Kew Gardens di Londra per l'appunto. Nasce così il suo brand, in grado di unire tradizioni sartoriali, artigianali e sostenibilità ambientale e collaborando anche con aziende agricole, fino a ricevere la nomina di presidente CNA Federmoda Roma. Insomma, un ospite che ha sicuramente tanto tanto da dirci, sono felicissima di farvela conoscere, di avere con noi Eleonora Riccio. Salve. Ciao. Salve a tutti, è un grande veramente piacere essere qua, ti ringrazio Laura per questo invito
Sì, penso tu abbia detto praticamente tutto riguardo appunto il mio lavoro e il mio percorso di studi e di lavoro. È stata, come dire, una vita, insomma, intensa, ecco, devo dire, piena di, ricca di esperienze. Guarda, Eleonora, io innanzitutto ti ringrazio per aver accettato il mio invito, ne sono veramente felicissima. Questa, come dico sempre, è la parte sana dei social, no? Ti mette in contatto con persone che hanno tanto da dire, tanto da raccontare, tante storie straordinarie. Poi sono rimasta anche colpita un po' da questi abiti da sogno realizzati a mano con ricami fatti su antichi telai, utilizzando questi tessuti biologici e tingendoli con i pigmenti naturali estratti appunto dalla natura. La nuova frontiera della moda green, come l'ho definita appunto in fase di presentazione, che è una valida alternativa, no? Insomma, a quello che è la produzione di massa. E hai anche la fortuna e il piacere di riportare in auge delle tecniche antiche che un po' sono state lasciate indietro, diciamo così. Ti volevo chiedere come stai, perché da noi fa un po' freddino oggi. Fa freddo, siamo in inverno, poi io, come dire, per lavoro seguo anche le stagioni, quindi inevitabilmente, come dire, godo appieno, no, del passare delle stagioni, quindi fa freddo, però, come dire, si sta bene, ecco. Certo, ogni elemento della natura è fonte di sfogo e di estro per te. E a proposito di sfogo e di estro, allora Eleonora, ogni capo ha la sua storia, tu me lo insegni, no? Ma anche ogni stilista ha la sua storia, ho detto qualcosina appunto in fase di presentazione. Presumo non si nasca ecostilista, no? Lo si diventa per amore, per passione, anche per fornire una nuance, per così dire, priva di tossicità. Però mi piacerebbe un po' ritornare indietro nel tempo e permettermi di entrare, insomma, nel tuo mondo di Il tuo bambina, mondo. visto che hai avuto la fortuna di avere una mamma che ha lavorato per grandi nomi e che non hanno bisogno di presentazioni, da Emilio Schubert, insomma, lo stilista delle dive, Roberto Capucci, che è considerato sicuramente a livello internazionale uno dei più grandi designer del XX secolo. Ecco, do la parola a te perché sennò parlo sempre io. Diciamo che appunto non si nasce ecostilisti, ci si diventa. Nel mio caso, dopo tantissime esperienze che mi hanno forgiata, devo dire, mi hanno dato anche modo di approfondire, no, le tecniche, sia quelle sartoriali, ma nel caso ad esempio della Salvatore Ferragamo, seguivo dal disegno fino alla produzione di accessori, in particolar modo scarpe da uomo, per cui ho una formazione, devo dire, a 360 gradi. Che in qualche modo si era già sviluppata all'interno dell'Accademia di Costume e Moda di Roma, perché ovviamente le accademie ti preparano, no, al lavoro poi in ufficio stile sostanzialmente, quindi non si deve essere soltanto bravi, come dire, a realizzare, a disegnare dei bozzetti, ma a capire come poi realizzarli, no? E quindi Certo. devo dire che le esperienze di lavoro che sono susseguite dopo il percorso di studi, come ad esempio appunto quello per la Salvatore Ferragamo, mi ha dato modo di tuffarmi all'interno proprio delle botteghe artigiane, che sono ovviamente il cuore, no, della nostra Italia, perché poi l'Italia si basa sul lavoro, si fonda sul lavoro della piccola e media impresa in particolare. Quindi io devo dire ho avuto la fortuna di seguire poi la produzione, non solo appunto delle scarpe, nel caso della Salvatore Ferragamo, ma per alcune aziende anche dell'abbigliamento. Quindi ho seguito un iter veramente dai primordi, insomma, dalla prima idea che nasce spontaneamente, distinto all'interno di un ufficio stile, facendo ricerca, andando in giro per le fiere, fino al seguire il lavoro di quello che effettivamente era un qualcosa di astratto, no? Partorito su un foglio, apprezzato sicuramente dal team di lavoro, perché poi è un lavoro di squadra, quindi si deve capire esattamente qual è l'obiettivo, e l'obiettivo di vendita soprattutto, che è quello che fa la differenza, no? per le grandi maison. Ma ecco, devo dire che tutto questo è stato il mio bagaglio, no? Formativo. Fino a che un giorno, dopo un viaggio, ed è stato il viaggio a Londra, carica di tutte queste esperienze, ho deciso, insomma, di aprire il mio marchio.
Allora, Eleonora, torno un attimino indietro, no? So che appunto la tua famiglia è stata determinante per la tua formazione, per capire quello che volevi fare nella vita. Ecco, in che maniera ti ha coinvolto la tua mamma, nelle sue esperienze sartoriali? E sono un po' curiosa di sapere se ti ha mai portato a delle mostre e soprattutto anche l'influenza che ha avuto tuo padre su di te nella scelta, insomma, di seguire poi gli studi presso l'Accademia. Beh, è una domanda questa che mi emoziona, perché ovviamente mia madre fa parte del mio percorso di studi e come dire, penso sia stata attraverso di lei, no? La persona, insomma, che mi ha trasmesso la passione. Fin da piccolina, siccome poi lei seguì ovviamente anche le sue passioni anche qui a casa, quindi per me era facile vederla lavorare, no? Creare degli abiti meravigliosi. E gli scampoli di tessuto che magari cadevano dal suo tavolino di lavoro mi accompagnavano anche nei miei giochi, quindi diventavano gli abiti per ovviamente le mie prime bambole e mi divertivo a fare l'assistente di mia madre. Quindi mi ricordo che addirittura c'era un libro su cui io scrivevo, facevo appunto finta di essere la sua segretaria, di accogliere le clienti, durante magari delle prove che magari mia madre faceva, insomma, per alcune sue clienti. Mi ricordo ad esempio una moglie di un ambasciatore giapponese, una donna estremamente elegante, bellissima, e quindi io rimasi da subito affascinata, no? Perché vedevo innanzitutto questi tessuti meravigliosi che nelle mani di mia mamma, che era veramente una sarta straordinaria, diventavano qualcosa di unico, no? La sartoria è stato proprio un po' il primo amore, perché in effetti è un qualcosa di bidimensionale, come un tessuto, poi prende forma e diventa qualcosa di incredibile, no? E mi ricordo appunto questa signora giapponese che tra l'altro ci regalò delle stampe prima di tornare in Giappone. E queste stampe, insomma, meravigliose, ecco, io le conservo ancora e rappresentavano anche magari kimono, no? Insomma, del passato. Quindi c'è stato veramente da un imprinting fortissimo. Ho amato da subito la storia del costume e ovviamente la sartoria, il disegno. Diciamo che sono nata all'interno di una famiglia che ha sempre amato l'arte. Quindi la passione appunto per la moda che è derivata da mia madre, la passione dell'arte che è derivata da mio padre, ha creato un connubio incredibile. E quindi fin da piccolina capitava che magari appunto vedevo in TV o delle sfilate meravigliose, che magari appunto all'epoca c'erano anche a Roma, no? Ricordo le sfilate a Piazza di Spagna per dire, quelle ero solita vederle. Quando divenni un pochino più grandi con mia mamma, ma ricordo anche le mostre di costume che mia madre appunto amava vedere a Roma, a Firenze, un po' ovunque, ed io ero solita accompagnarla. E stessa cosa accadeva invece per quanto riguarda mio padre, soprattutto magari ecco, nei musei o magari ecco, con lui visitavo delle mostre di arte. Quindi devo dire che tutto questo ha fatto sì che poi nel tempo sono diventata la persona che sono. Non a caso il mio lavoro, che è un lavoro che ha a che fare con il colore, coniuga perfettamente la mia passione per l'arte, quindi per la storia dei colori, del costume, della moda, della sartoria, dell'artigianato. Diciamo che i miei genitori non mi hanno mai, ovviamente poi, essendo loro in primis le persone che amavano tutto questo mondo, non mi hanno impedito ovviamente di seguire un percorso che forse poteva sembrare in altre famiglie difficile. Invece io, ad esempio, da subito, insomma, mi è stato concesso di poter seguire le mie passioni artistiche, quindi il liceo è stato il liceo artistico e dopodiché, insomma, è venuta l'Accademia di Moda, insomma, e Costume insomma, di Roma, Anche e lì l'ho approfondito. una tesi sul colore, so che ha fatto una tesi. Esatto, una tesi non a caso sul colore, analizzando, insomma, il colore e i pigmenti dai primordi fino ad arrivare ad oggi nella storia dell'arte e nella moda. Quindi,
Ecco, devo dire grazie poi soprattutto alla mia famiglia perché sono state il carburante e secondo me le arti in questo sono importantissime. Io non concepisco che ad esempio l'arte venga magari appunto non studiata nelle scuole o eliminata proprio come materia di studio, perché secondo me l'essere umano in primis deve in qualche modo sensibilizzarsi attraverso proprio le arti. Le arti ci danno modo veramente di poterci elevare, no? Come esseri umani, come persone. Quindi, secondo me, l'arte visiva, cinematografica, il teatro, la moda, l'arte pittorica, insomma, sono come anche la musica. Secondo me sono degli aspetti importantissimi e imprescindibili, ecco, per essere effettivamente, come dire, persone anche, insomma, in grado di elevarci, ecco, forse è la parola più giusta. Certo, mi trovi pienamente d'accordo. Diciamo, qual è stato invece, diciamo, l'esempio o la cosa più importante che ti ha insegnato invece lavorare per Gianfranco Ferré e Salvatore Ferragamo? Allora, diciamo che appena conclusasi, insomma, l'accademia, sono stata invitata a lavorare all'interno dell'ufficio stile della Gianfranco Ferré a Isernia, perché appunto Isernia c'era in passato una grande holding che si occupava ovviamente di moltissimi brand e per me è stato un po' come effettivamente fare il militare, perché sono uscita da un ambiente artistico e che era quello dell'Accademia, dove ovviamente si poteva spaziare liberamente, no? Nella fantasia, e per approdare poi in un ufficio che i primi mesi sono stati abbastanza difficili perché la realtà è stata la realtà di un lavoro dove c'era molta competizione, i tempi erano molto stretti e già all'epoca si sentiva un po' la crisi di quello che poi è avvenuto. Purtroppo all'ITR di Isernia, nel senso che purtroppo insomma, ci sono state una serie di problematiche che si sono riscontrate molto più avanti. E, devo dire però che è stato estremamente interessante perché trovarmi in un ambiente di lavoro mi ha dato subito la possibilità di capire cosa poteva essere di vendita e cosa no, cosa vuole e desidera il consumatore finale. E quindi anche una capacità anche di comprendere meglio, no? I materiali, i tessuti e anche i dettagli che fanno la differenza e sono quelli per cui effettivamente molto spesso, come dire, una collezione è vincente rispetto ad un'altra. Certo. E dopo questa esperienza poi sono ritornata a Roma. E poi, insomma, è nato il rapporto con la Salvatore Ferragamo, ma è nato dopo un'esperienza a Istanbul, perché io feci sostanzialmente il colloquio per un'azienda di Istanbul, la LTB by Little Big, che era un'azienda che si occupava di denim in realtà e di sportswear, e contemporaneamente feci anche il colloquio per la Salvatore Ferragamo. E nel frattempo l'azienda in Turchia mi chiamò perché aveva desiderio di inserire anche delle persone, delle ragazze e ragazzi che provenissero dall'Italia e che quindi potessero portare il loro know-how a Istanbul. E quando sono arrivata là, devo dire che l'esperienza di Istanbul è stata straordinaria perché ovviamente è una città dai mille colori, dai mille profumi, è una città veramente dove l'energia si respira per le strade ed era estremamente affascinante perché io mi trovavo magari insomma, un ponte che divide, no? L'Asia dall'Occidente, i contrasti, le persone che comunque insomma, vi abitavano e che sono lì, i ragazzi che studiavano con me, che poi erano veramente ragazzi che provenivano da tutte le parti del mondo. E lì ho lavorato per poco tempo in realtà, perché poi mi chiamò la Salvatore Ferragamo. E dovetti prendere una decisione se restare appunto lì oppure tornare nella mia amata Italia e partire per Firenze. E così ho fatto, mi sono trasferita a Firenze ed è iniziato insomma il mio percorso con la Salvatore Ferragamo e sono entrata un po' per caso perché feci due colloqui, uno per l'abbigliamento e un altro per gli accessori.
E loro, vedendo appunto delle scarpe che avevo disegnato sia per uomo che per donna durante il periodo alla Gianfranco Ferré, mi dissero: ma se vuole può aspettare, facciamo un secondo colloquio. Così, insomma, è nato poi il mio rapporto da dipendente per la Salvatore Ferragamo, perché mi scelsero per poi disegnare scarpe da uomo, ma diciamo che io fino ad allora non avevo così una grande esperienza nel disegno di scarpe da uomo, non l'avevo mai affrontato in maniera approfondita, però loro si, non lo so, rimasero colpiti dal mio portfolio e credo forse anche dalla mia persona, perché diciamo che sono sempre stata estremamente appassionata del settore, tenace, veramente caparbia, no? Nel senso, avevo voglia proprio di apprendere, per cui credo che queste caratteristiche fecero sì che poi, insieme al portfolio e vedendo anche ovviamente il mio curriculum, insomma, mi sono sempre impegnata anche nel percorso di studi, insomma, mi scelsero, penso, tra tante persone, e così ho iniziato. E la Salvatore Ferragamo ce l'ho nel cuore, perché è stata una famiglia, veramente una famiglia, per cui sono ancora ad oggi in contatto con tantissime persone, ci sentiamo, ci scriviamo, capita che loro ad oggi vedono magari, insomma, i risultati di quello che è il mio brand, del mio lavoro, mi supportano, no? Quindi mi fa molto piacere questo. A proposito di brand, no? Diciamo che in qualche modo lo stimolo è forte verso questo modo di fare moda, scusami il gioco di parole, è nato proprio da questo viaggio a Londra, no? Ti ha comunque cambiato in qualche modo il tuo modo di vedere le cose e poi hai incontrato anche tanti luoghi straordinari. Ho citato ad esempio i Kew Gardens, che tra l'altro sono anche, non so se lo sai, sono stati anche citati in una canzone dei Genesis, presente nell'album Nursery Crime. Ecco. Come, insomma, come sono andate le cose? Ecco, raccontaci un po'. Come sono andate? Sì, diciamo che ho sempre sentito una voce all'interno, no, del mio animo, del mio cuore, che in qualche modo mi faceva essere insoddisfatta. Seppur ho raggiunto bellissimi e grandissimi risultati, perché ad esempio, ecco, arrivata a Firenze nell'ufficio stile scarpe uomo della Salvatore Ferragamo, quindi anzi mi diedero grandissime responsabilità, perché io ero, diciamo, molto giovane, molto piccola, ma cominciai da subito a disegnare delle scarpe che poi venivano realizzate e vendute in tutto il mondo. E devo dire che anche quelle collezioni piacquero tantissimo, per cui, diciamo, insomma, il mio percorso sarebbe potuto proseguire e probabilmente ad oggi, ecco, se non avessi fatto delle scelte, mi sarei trovata probabilmente ancora lì a lavorare, sarei cresciuta all'interno di questa azienda straordinaria che è la Salvatore Ferragamo. In realtà poi cos'è avvenuto? Mi sono innamorata di una persona e ho desiderato di tornare a Roma, e mia madre purtroppo si ammalò, e quindi diciamo ci sono state tutta una serie di vicissitudini che mi hanno riportato a Roma. Quindi ho cominciato a lavorare per delle aziende di abbigliamento femminile a Roma. E dopo circa 2 anni una di queste aziende, diciamo, ha avuto anche questa una serie di problemi, per cui cosa ho fatto? La mia relazione sentimentale era naufragata. Ovviamente purtroppo, diciamo appunto, il percorso di mia mamma poi non fu positivo. Quindi ho deciso proprio di tagliare in qualche modo i ponti con Roma, e sono partita durante le vacanze per Londra. C'era un mio cugino, che tra l'altro è uno scenografo, una persona straordinaria, che stava partendo per Londra per passare le vacanze, ma con il desiderio poi di stabilirsi lì. E quindi ho detto: perfetto, magari posso nel frattempo passare le vacanze, migliorare l'inglese e poi vediamo. E così è stato. In realtà quello che doveva essere semplicemente una vacanza, durare magari poche settimane,
alla fine è stata un percorso di vita. Mi sono ritrovata così, il tempo in effetti a Londra vola e io ho passato quasi 2 anni senza accorgermene in questa città che ho girato in largo e in lungo, esattamente come se fossi un po' Alice nel Paese delle Meraviglie. E il primo lavoro in realtà che ho fatto dopo 5 giorni arrivata a Londra, ma siamo arrivati a Londra un po' in maniera, come dire, come degli sprovveduti, non ci siamo preparati. Addirittura, appunto, questo mio cugino, che io amo da impazzire, aveva detto in famiglia di aver trovato l'appartamento, ma l'appartamento non c'era. Per cui, insomma, ci siamo costruiti un po' il tutto lì, con grande, insomma, entusiasmo e magia, perché in effetti, insomma, la situazione iniziale è stata pressoché assurda. Però poi ecco, tutto quello che è avvenuto è stato straordinario, quindi abbiamo trovato poi l'appartamento, lui ha cominciato a lavorare per un'azienda. Io in realtà dopo 5 giorni ho lavorato come cameriere e sono rimasta a lavorare in questo posto per quasi 3 mesi, non riuscendo neanche a vedere Londra perché ero desiderosa ecco, di imparare meglio, no, la lingua. E sicuramente magari non potevo permettermi di competere con altri designer, no? Arrivata così, in maniera un po' casuale. E poi è iniziato il mio percorso perché ho fatto un corso di inglese, ho iniziato a lavorare come sales assistant e personal shopper, prima per la J.Crew Company, che è una compagnia americana, poi per la Banana Republic, poi ho trovato un'azienda praticamente che stava nascendo e quindi era una startup e la designer favolosa, insomma, mi chiese di disegnare scarpe per il suo brand e quindi ho cominciato a disegnare anche scarpe per donna, il brand si chiamava Mosaic e poi ecco, diciamo che a Londra si corre, si vive l'adrenalina e era un po' un'escalation continua, ci si svegliava la mattina proprio come dei guerrieri, no? E devo dire che lì è veramente uscita fuori Eleonora, perché prima da allora io non mi ero mai misurata con me stessa e devo dire che, ecco, in qualche modo mi sono detta, caspita, ero quella che andava ovviamente a lasciare il curriculum ai manager per cercare lavoro e sono sempre stata timida. Ma lì a Londra a un certo punto mi sono detta, vabbè, se voglio sopravvivere in questa città così difficile, tanto che magari alcuni miei flatmate, insomma, diciamo, dei coinquilini, no? Degli appartamenti che ho avuto lì a Londra, dopo magari 2 settimane o un mese scappavano, perché diciamo sostanzialmente se parti senza esserti preparato, senza avere un curriculum, diciamo ben scritto, e non sei pronto a quel sistema, che è un sistema che ovviamente va molto veloce e che ti schiaccia, dove comunque devi essere competitivo, devi saper parlare bene la lingua, ti devi saper muovere, devi essere veloce, in qualche modo ti lascia indietro. Quindi io vedevo persone scappare. E invece, ecco, per quanto riguarda me, piano piano, piano piano, mi sono riuscita un po' a costruire una dimensione. E l'ho girata veramente in largo e in lungo, lo ripeto, e, per cui ho visto veramente tanto di Londra, da Richmond, appunto, e quindi le Kew Garden, di cui sono rimasta estremamente affascinata. La zona più vittoriana, la zona invece più industriale, Canary Wharf, insomma, da est a ovest, nord, sud, ho vagato in qualche modo, un po' come turista, un po' per lavoro. Ho cambiato circa 8 case e diciamo che forse l'esperienza più particolare, ecco, se vi devo raccontare un'esperienza di Londra, oltre quella appunto delle Kew Garden, che per me è stata un po' tornare alla mia vera poi natura. E lì è scattata, no? È scattato qualcosa. Perché sì, perché comunque mi sono detta, se un giorno aprirò il mio marchio, sarà un marchio che vuole parlare di natura e vuole esprimere magari un concetto profondo. Londra è una città innaturale, è veramente innaturale,
Però ti sa regalare anche appunto improvvisamente questi paradisi, no? Meravigliosi. C'è una cultura a livello botanico, ovviamente da sempre, dal 1700, insomma, poi è straordinaria. Hanno un amore, ecco, per tutto ciò che è floreale, pazzesco. E quindi devo dire che questo è stato il là di qualcosa, ma che ho maturato con calma. Nel frattempo io continuavo un po' a vagare per la città, a conoscerla, insomma, a vedere i musei straordinari e bellissimi. E ecco, un aneddoto divertente è stato quello che dopo praticamente l'ennesimo appartamento cambiato, mi sono trovata in un appartamento di una lady che mi volle come segretaria per i suoi tanti appartamenti a Londra. E sostanzialmente lei invitava gli artisti a passare appunto del pomeriggio, delle serate straordinarie, e quindi c'erano questi tea time con degli artisti straordinari. E a un certo punto, tra l'altro, la casa era una casa meravigliosa, colma di opere d'arte. Mi ricordo la mia stanza aveva un fregio che raccontava praticamente la storia di questa famiglia che era italo-americana. Ma lei poi si era sposata con un inglese e quindi questo fregio raccontava praticamente la storia di tutta la famiglia, quindi un ambiente per me estremamente stimolante. E lì ho fatto la conoscenza anche di artisti importanti italiani che improvvisamente li ho visti catapultarsi dentro questa casa. Quindi mi ricordo che una sera siamo stati invitati alla Pontini Art Gallery. E quindi ecco, insomma, ho conosciuto Omar Hassan, che oggi è un artista, come dire, estremamente apprezzato a livello internazionale. Quindi ecco, ho avuto una serie di stimoli potentissimi, potentissimi, che mi hanno scosso in qualche maniera e anche nutrito. Soltanto che poi ecco, l'amore veramente vero per Londra non c'è stato e anzi, ho sentito forte il richiamo alle mie radici. Quindi a un certo punto mi sono trovata un bivio. Ero matura per poter effettivamente rimanere lì, magari prendere un mio appartamento, crescere a livello lavorativo, ma io ho deciso, ecco, di tornare a casa perché mi mancava l'Italia, mi mancavano le mie radici, mi mancava la mia famiglia e avevo voglia appunto a quel punto veramente di aprire il mio marchio e avevo capito esattamente cosa fare e per il mio futuro, ecco. Il Certo. percorso è stato abbastanza difficile e doloroso, tra virgolette, forse anche più duro, no? Perché è più facile lavorare per delle aziende, sicuramente è più sicuro. Ma a un certo punto io ho abbandonato Londra, sono rientrata a casa e ho scritto il mio business plan e all'interno del mio business plan ho praticamente inserito veramente tutte quelle che erano le mie passioni e le caratteristiche che ad oggi fanno parte del mio brand. Quindi la natura, quindi la botanica, quindi la storia dell'arte, l'amore per i colori, il made in Italy, l'artigianato, la sartorialità, la cura del dettaglio. Insomma, veramente ho inserito all'interno di questo progetto tutta me stessa e tutto l'amore che potevo in qualche modo dare, ecco. Certo. Ascolta Eleonora, guardando un po', no, la tua storia, curiosando un po' fra le tue cose, ho potuto insomma constatare come delle tue creazioni ci sia diciamo, un perfetto connubio tra colore e spiritualità, un po' come nella spirituale di Kandinsky, no? Mi ha colpito molto il fatto che insomma, tu sia ricorsa a delle tecniche tradizionali, no? Da piante, frutta, radici, bacche, è possibile insomma, ricavare e ottenere i colori per i tessuti. Ho letto anche della tecnica dell'ecoprinting, insomma mi piacerebbe ci raccontassi un po' come, ovviamente per quello che è possibile, in che cosa consistono queste tecniche. Allora, sì, diciamo che già durante il percorso di studi le tinture naturali erano, come dire, rimaste particolarmente simpatiche, no? Perché in effetti già veramente in accademia avevo appreso come poter tingere tessuti naturali con frutta, verdura, bacche, radici, fiori, foglie.
perché ovviamente fino al 1850 circa, con ovviamente diciamo lo svilupparsi dei coloranti sintetici artificiali attraverso il chimico Perkin, ovviamente tutto quello che è stato fatto nel passato, fino ad allora, era fatto attraverso le tinture naturali che potevano essere ricavate dai fiori, dalle bacche, dalle radici, dalle piante in generale, oltre che dai minerali o dagli insetti. E per cui, ecco, intanto conoscere la storia dei colori è una storia, come dire, che veramente affascina e da un seme, da una pianta, per dire, si può fare un percorso estremamente, come dire, incredibile, un percorso a livello mondiale che veramente affascina, no? Perché le colorazioni sono sempre state utili sia per le colorazioni delle vesti, ma anche nella storia dell'arte. Ancora prima, insomma, nelle grotte, dove ancora oggi possiamo vedere, insomma, delle raffigurazioni rupestri, no? Che ci raccontano dei nostri antenati. E quindi, ecco, quando io parlo di colore, parlo di un viaggio che si può in qualche modo conoscere e vedere ancora oggi, perché, ad esempio, se io portassi delle persone, delle conoscenti, degli amici all'interno di un museo, magari vedrebbero ancora quello che è il costume popolare, quindi io vedendo un colore che può essere un verde, può essere un azzurro, può essere un rosso, racconto quella che è la storia, ovviamente, insomma, del colore, di come è nato, di come si è formato nelle popolazioni del passato fino ai giorni del nostri. E il connubio, insomma, tra la storia dell'arte e della moda, ovviamente, è sempre andato di pari passo. Certo. E per cui raccontare la storia dei colori è veramente, no? Aprire un'enciclopedia, un mondo che forse molti poi non conoscono, invece sarebbe molto bello raccontarlo, no? Raccontare delle botteghe di un tempo, di come effettivamente magari tanti maestri dell'arte andavano a bottega e lì arrivavano i pigmenti che poi venivano miscelati e ci hanno regalato le opere d'arte che noi oggi vediamo. E come dire, ecco, Kandinsky, prima mi parlavi di Kandinsky. Il Kandinsky, Vasily Kandinsky è stato uno dei primi che ha cominciato ad analizzare forse i colori da un punto di vista veramente spirituale. E, magari, ecco, io forse credo, ecco, di aver avuto fin da piccola una sensibilità, no? Verso l'arte, verso ovviamente il colore. Questo probabilmente è dovuto dalla mia famiglia, che in qualche modo mi ha cresciuto, no? Cresciuta in un determinato modo. E Vasily Kandinsky, sì, è sicuramente estremamente interessante. Lui ha scritto Lo spirituale nell'arte, dove va ad analizzare, scusatemi, colore per colore e la sua valenza spirituale sull'uomo, no? E lo associa molto spesso anche a dei suoni, a delle vibrazioni, no? Quindi il bianco ha un suo valore piuttosto che il nero, piuttosto che l'azzurro, il giallo e via dicendo. E, ecco, tutto questo sì, fa parte ovviamente dei contenuti che racconto attraverso la mia moda, che è una moda che è veramente molto particolare, una moda fatta per persone che hanno voglia di prendersi cura di madre natura. Cerco di avvicinare le persone alla conoscenza delle piante, dei colori e della storia dell'arte. Quindi molto spesso quando io in queste scatole che vedete dietro di me, magari ecco, racchiudo i miei foulard o le mie sciarpe, spesso inserisco anche quella che è una sorta di plant card, dove vado a scrivere la nomenclatura di tutte le piante utilizzate. Questo perché? Perché voglio far capire innanzitutto con quale piante si è ricavato quel determinato colore. Nel caso dell'ecoprinting, per dire, l'ecoprinting è la tecnica che consente alle foglie di rilasciare la propria impronta originaria sul tessuto in maniera stabile, indelebile. Per cui in effetti su questi tessuti che sono sempre naturali, perché ovviamente le fibre sintetiche artificiali non consentono di assorbire il colore delle piante, ma questo perché? Perché le fibre sintetiche sono plastica, provengono dai polimeri che derivano dal petrolio e quindi ovviamente sono delle plastiche su cui il colore scivola.
e va via. Nel caso invece delle fibre vegetali e animali, che sono appunto fibre naturali, come la seta, la canapa o la lana, il cotone, e ovviamente tutte queste fibre naturali possono essere tinte con le piante. Gli effetti in particolare dell'ecoprinting sono meravigliosi perché a seconda delle stagioni possiamo creare queste stampe indelebili dove appunto la foglia lascia la sua impronta e sono estremamente belle perché di stagione in stagione abbiamo sempre insomma delle foglie diverse e quindi ecco gli effetti e quello che Madre Natura un po' ci regala è sempre una sorpresa. Poi l'ecoprinting è come dire, si può iniziare da una tintura di base fino ad arrivare a delle tinture estremamente evolute, particolari, per cui che poi ogni ecoprinter in qualche modo sperimenta, si possono creare degli effetti sempre nuovi, unici e le nuance sono veramente strabilianti. Certo. Insomma, Leonora, possiamo dire che ogni pianta, ogni frutta può dare un colore diverso, ad esempio, no? La curcuma ha un giallo intenso, la robbia ha un tono salmone, anche il guado, diciamo che è una pianta importante. Tra l'altro hai fatto anche una bellissima passerella, il guado in passerella, in collaborazione con la Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripa Sottile di Rieti, e collaborazione con l'agronomo Alberto Lelli. E una bellissima collezione ispirata a Piero Della Francesca, e appunto ti sei avvalsa del titolo in quell'occasione di custode del bello, mica poco. Sì, Ma non è esatto. l'unico titolo, no, che hai avuto, perché insomma so che sei stata nominata anche presidente della CNA Federmoda di Roma. Ti va di parlarci brevemente anche di questa esperienza? Assolutamente sì. Intanto per quanto riguarda la riserva dei laghi Lungo e Ripa Sottile, appunto per riallacciarmi a quello che dicevo prima, quanto è grande il mio amore per la storia dell'arte, ho contattato anni fa la riserva chiedendo loro se potevano coltivare per me una pianta tintoria che è l'Isatis tintoria, guado. Loro già lo facevano per scopi didattici, ma non si erano mai trovati a che fare con una stilista che aveva il desiderio di coltivare un appezzamento di terra per creare abiti di haute couture, sostanzialmente, ispirati poi a Piero Della Francesca. E perché Piero Della Francesca? Perché la famiglia nel 1400 coltivava e vendeva questa pianta. Quindi anche alcuni affreschi, insomma, alcune opere di Piero Della Francesca hanno questi azzurri bellissimi che sono realizzati appunto con il guado, con l'Isatis tintoria. E appunto diciamo che Rossana Danile, che è la fautrice insomma, del progetto Italian Storytelling, che è un progetto che premia brand che apportano valore sul territorio, mi ha conosciuta, mi ha monitorata e ha capito il valore di questo progetto, perché in effetti non c'è, credo ad oggi, uno stilista che faccia prêt-à-porter e haute couture coltivando anche delle piante tintorie, realizzando abiti che sono effettivamente molto molto belli e molto poetici. Il tutto è fatto a mano, i ricami sono fatti a mano, i tessuti sono stati tinti en plein air, quindi c'è anche un documentario che fa vedere come gli operatori della riserva nel corso di questi 2 anni hanno coltivato per me queste piante e insieme poi ci siamo praticamente incontrati più volte in questa riserva per poter tingere i tessuti, attraverso appunto anche l'agronomo Alberto Lelli, che è una persona straordinaria. E come dicevi, appunto, diciamo, le piante, ognuna regala un colore diverso, no? Dal guado si ricava questo azzurro che è una sorta di carta da zucchero. Quindi sono venuti poi alla luce questi abiti che sono incredibili perché hanno questi celesti, questi azzurri, questi toni di carta da zucchero che sono introvabili sul mercato. E così, insomma, io sono molto, come dire, legata a questa pianta in particolare, perché ovviamente mi ricorda questo bellissimo progetto nato attraverso la riserva, con passione, che mi lega un po' a tutti gli operatori, ad Alberto Lelli. E poi sì. Ovviamente da altre piante possiamo ottenere altre colorazioni, magari quando faccio anche dei
dei workshop o mi chiamano, magari per alcune interviste capita anche che mi chiedano di far vedere, no, l'estrazione del pigmento e quindi magari spesso capita che faccio vedere dalla tunica della cipolla come si ricava questo giallo arancio, dal melograno si ricavi un giallo squillante, oppure dall'avocado, un rosa pesca. Oppure dalla radice appunto di robbia, un'altra pianta molto importante perché è stata molto utilizzata anche in arte, si ricava questo bellissimo tono di salmone mattone. E quindi ecco, diventa anche divertente non solo per gli appassionati di moda, per i ragazzi che magari frequentano dei corsi di moda, di costume, ma anche per bambini più piccoli, per le famiglie. Il tutto effettivamente poi non è tossico. E quindi insomma diventa veramente molto molto divertente e è un po' giocare come magari ecco, tornare un po' indietro, essere un po' degli alchimisti. Certo. Ascolta Eleonora, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata che è stata talmente piacevole che insomma è stata velocissima. Mi fa piacere. Volevo chiederti tante altre cose, le accenno giusto velocemente per i nostri telespettatori. Volevo dire appunto di Eleonora che ha collaborato anche con la Confederazione Italiana Agricoltori, insieme all'Associazione Donne in Campo ha presentato il progetto Agritessuti, un progetto che ha segnato anche una svolta importante per il suo brand, tant'è che poi è seguita l'alta moda, è seguito partecipazioni in Rai e anche un docufilm dal titolo Donne che sfidano il mondo. Insomma, è una donna davvero straordinaria che ha fatto tante cose. Io vi invito a seguirla sui social e perché no andarla a trovare anche nel suo atelier. Io ti ringrazio di cuore veramente per essere stata con noi e ti auguro un grosso in bocca al lupo per il tuo lavoro, che veramente è un misto tra spiritualità e raffinatezza. L'ho notato subito, quindi veramente ti Grazie. auguriamo ogni bene. Grazie. Allora, nel frattempo saluto solo, ecco, appunto, magari ecco, colgo questa l'occasione per anche salutare i colleghi, insomma, della CNA di Roma. Prima mi hai chiesto a proposito della CNA e del mio Sì. ruolo di presidente Federmoda di Roma. In effetti c'è tanto da fare sul Made in Italy e sull'artigianato e quindi diciamo che il mio ruolo fa sì che il mio impegno in questa bellissima associazione nazionale che si occupa ovviamente della piccola e media impresa italiana, come dire, possa far sì che ecco, progetti come il mio ovviamente vengano valorizzati sul territorio. C'è tanto da fare, abbiamo tantissimo. Ci sono degli artigiani straordinari in Italia e quindi ecco, è bene prendersene cura e far sì che insomma, come dire, il mondo apprezzi ancora oggi tutto il know-how che noi possediamo, che assolutamente viene invidiato. Assolutamente d'accordo, mi accodo con i saluti ai tuoi colleghi ovviamente e ti faccio un in bocca al lupo anche per questa bellissima nomina che sicuramente è arrivata per meriti perché come ho detto in fase di presentazione sei una donna straordinaria e per questo veramente Grazie. ti auguro tanto successo per questo tuo splendido lavoro. Vi ringrazio tanto. Grazie. Che dire, ci diamo appuntamento al prossimo lavoro in passerella. Assolutamente sì. Grazie ancora Laura, grazie a voi. Grazie, salutiamo i nostri telespettatori e alla prossima. Ciao!